Cio, nuovissimo delirio di una pendolare, 16 mi sembra, e ho un po' il fiatone perché ho fatto le corse come al solito, sul treno ci sono 85 gradi, quindi mi sto tipo sciogliendo, però volevo fare una recensione veloce 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 perché tra un po' parte il treno, poi non si sentirà più un tubo. E ieri sera sono andata al cinema a vedere il nuovo X-Men Apocalisse, finalmente, e wow, che filmone! Già. Oggi andrei al cinema un'altra volta a rivederlo, bellissimo. E si vede assolutamente la mano di Bryan Singer, che è tornato finalmente, ci sei mancato Bryan, e l'inizio è spettacolare, veramente bellissimo. E niente, praticamente il succo del film ruota attorno a sto apocalisse il cui unico scopo nella vita è rompere le palle agli umani, distruggere tutto e tutti. Non ho capito il senso di sto mega mutante. Niente, lui vuole solo distruggere e rompere le palle. E poi abbiamo il ritorno, vabbè, di varie vecchie conoscenze da giovani, e tra i quali Eric Lensher, mai una gioia, Magneto, ma veramente mai una gioia, povera stella. E il nostro professor X ancora coi capelli, quanto è gnocco, e appunto James McAvoy e Michael Fassbender, sempre tanta roba. E niente, bellissimo, mi è piaciuto tantissimo e ho avuto la bella idea di andarci ieri sera. Stamattina ero caput perché è durato tantissimo, pensavo finisse prima, invece è finito tardi, sono andata a letto quasi all'una stamattina, alle 5 e mezza alla sveglia, non ci volevo credere. Comunque vabbè, bellissimo. E niente, fatemi sapere se l'avete visto, cosa ne pensate, se lo potete vedere e se siete appassionati della serie. Adoro X-Men, adoro, 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 ancora da quando facevano i cartoni la domenica mattina su Italia, non vi ricordate? Adoro. E niente, ciao, baciati.